In media il 68,87% dei pensionati campani percepisce meno di 1.000 euro al mese, maglia nera a Benevento, seguita da Caserta e Salerno, dove la media è al 71%. Pensioni in alcuni casi anche di 200 euro, moltissime, quindi ben sotto la soglia di povertà. Sì, è una condizione molto molto complicata, una vera e propria fascia di povertà, spesso ignorata. Do un solo dato, oltre 600.000 pensionati sono sotto la soglia dei 430 euro mensili e questi provengono per lo più da un'attività privata con pochi contributi, con lavoro precario, intermittente. Abbiamo una condizione quindi nella quale si è poveri per tutta la vita, si è poveri quando si lavora perché non vengono versati i contributi e magari si lavora a nero e si ha un lavoro intermittente precario. Si è poveri da anziani perché 450-430 euro al mese sicuramente non possono dare una vita agevole alle persone che le percepiscono. Altro dato che è indicativo del disagio economico-sociale della regione è il reddito di cittadinanza. Nel dicembre 2020 solo in provincia di Salerno sono coinvolti 32.581 nuclei familiari, pari all'11% del dato regionale che supera i 333.000 nuclei familiari. Ci sono poi le pensioni di cittadinanza, sono 3.344, sempre in provincia di Salerno, pari al 13% del dato regionale. C'è una straordinaria occasione che è rappresentata dal PNRR. Sono 17 miliardi destinati alla Campania, tra questi ci sono servizi sociali, ci sono soldi per le infrastrutture, soldi per la sanità. Credo che un buon sistema di welfare, per esempio, possa aiutare queste persone e poi si deve fare in modo di avere una grande iniziativa nazionale, lo SPILA sta pensando, la Segreteria Nazionale dello SPILA sta pensando per la rivalutazione delle pensioni, per la quattordicesima e per far innalzare le pensioni in questo paese perché sono tra le più basse del mondo, d'Europa. Vorrei sommessamente aggiungere che c'è un altro dato che è preoccupante. Un cittadino campano mediamente ha un'aspettativa di vita di 4 anni inferiore all'aspettativa di vita che esiste in altre regioni e tra le regioni d'Italia l'aspettativa di vita per la Campania, penso agli anziani, è quella più bassa rispetto a tutta la media nazionale e rispetto a tutte le regioni d'Italia.